Buongiorno ragazzi, buon sabato. Allora, ho letto, no? Le dichiarazioni di Fenucci. Ricordatevi che Fenucci è a Lecce, eh? L'abbiamo scoperto noi. L'ha scoperto Semeraro, il vecchio presidente. Buon'anima. E niente, ho letto le dichiarazioni e Fenucci ha detto, no? Da grande dirigente, perché poi, ricordatevi, le parole, no? Vanno pesate, dovete capire, no, che cosa c'è dietro una dichiarazione. Ha detto: noi non vogliamo vendere nessuno, l'unico giocatore padrone del suo destino è Zirzè. Ora ci arrivo. E Zirzè, in poche parole, ha il Milan, no? Ormai ha deciso di puntare su Zirzè e ha anche avvertito la società Bologna che pagherà la clausola dei 40 milioni. 40 milioni, mamma mia, di questi 40 milioni poi bisogna dare pure la parte. Vabbè, vedete che brutto quando un giocatore lo fai diventare quello che è e poi lo perdi così, è bruttissimo davvero. Però ricordatevi ragazzi, nel calcio, il calcio è questo, nel calcio girano, c'è il Claudio Ranieri, no? Della situazione. E lo trovi, cioè, uno su 200, no? È come Claudio Ranieri, uno che ti dà il cuore, riceve tanto, però poi c'è la gratitudine, cioè sa che cosa, qual è il concetto di questo sostantivo, no? E la gratitudine nel calcio non esiste, tranne che in alcuni personaggi. Io cito sempre Claudio Ranieri, no? E purtroppo, quando a un giocatore arriva un'offerta di una squadra che è poco poco più famosa, no? Come nome parlo, perché io mi metto a ridere ogni volta che arriva lo Juventino che mi dice noi siamo blasonati, quel bla, io mi viene sempre da scrivere bla bla bla, altro che blasonati. Purtroppo i giocatori non ci pensano due volte e vanno, sono mercenari, tutti i calciatori sono mercenari. E quando gli dai 1.000 lire in più, piglia e vanno. Che poi, queste sono cose, no? Che andrebbero bene per squadre come il Lecce, per esempio, no? Il Lecce non si può permettere stipendi da 1 milione di euro, sto parlando di uno solo, 1 milione di euro. Ma calciatori come Calafiori, no? E adesso è qui che voglio arrivare. Calciatori come Calafiori, ma anche il Thiago Motta stesso, no? Quell'indegno, se devono prendere quella cifra, no? 2 milioni e mezzo dalla Juventus, quei 2 milioni e mezzo è capace di darteli, anzi, non è che è capace, cioè, Saputo è molto più, ma queste cose le sapete già, quindi ve l'ho detto un sacco di volte. Cioè, a Saputo, per Saputo, non è un problema alzare lo stipendio a chi se lo merita, ok? Thiago Motta, per la cifra che sta prendendo alla Juve, che poi adesso arriviamo pure su Thiago Motta. Quella cifra Saputo gliel'avrebbe data con molta tranquillità. Gli ho detto che Saputo con quella cifra va a fare colazione, lui ce li ha in tasca quei soldi. Ok? E lui entra nel bar con quei soldi in tasca, va a fare colazione. E quindi Calafiori, no? Ho letto ieri che ha un accordo, ha già detto sì alla Juve, ecco, vedete, ci mettono 6 secondi, non 6 secondi, vale 6 secondi, anche di meno, a salutare tutto, no? Vuol dire grazie di tutto e se ne vanno. Non, affezionarsi ai giocatori, ai calciatori, non conviene, non conviene. E tu, il tifoso deve essere affezionato alla maglia, non al calciatore. Bisogna tifare per la maglia. Io, per esempio, quando ci fu quel cambio diciamo, no, la curva nord a Lecce, prima, no, faceva i cori sui giocatori, adesso no, basta, si tifa solo per la maglia, i cori sono solo per la maglia. E Calafiori, no? 2 milioni e mezzo, ma perché non sei andato da Saputo, no? Cioè, perché non chiami Saputo e mi dai gli stessi soldi che mi dà la Juve? Saputo ti dice sì, perché te li sei meritati, li vali quei soldi, li vali, diciamo, no? In proporzione a quello che gira e alla qualità dei giocatori che girano, no? Specialmente in Italia, tu li vali tutti quei soldi, quei 2 milioni e mezzo, chiedili a Saputo e Saputo te li dà. E la stessa cosa è per Thiago Motta. Invece, no? Vi dimostrate personcine, personcine, perché voi,
andate lì solamente perché c'è questo nome, no? Juventus, e vi attira. Andate allora, andate. Ma ricordatevi che lì sarete sempre dei calciatori qualunque. L'amore che vi dava a Bologna, no? Ve lo sognate, ve lo sognate. Thiago Motta, ieri ho letto una bella dichiarazione di ieri, che diceva Thiago Motta che non pensi che va alla Juve e dopo una sconfitta va ai microfoni e si mette a ridere come faceva quando stava a Bologna. Thiago Motta alla Juve, è le stesse cose che vi ho detto io che vi dissi, guarda che cioè, a Thiago Motta, no? Rivolgendomi a lui, dicevo, là, basta che un tuo giocatore sbagli una rimessa laterale e lì verrai sommerso dai fischi e dalle critiche, ed è così, l'ha ripetuto Bobo ieri. Non pensare che perdi una partita e vai a ridere davanti ai microfoni, non funziona così alla Juve. Alla Juve devi vincere, devi vincere. La Juve quest'anno, diciamo, ha un po' di problemi sul bilancio, no? Chiuderà a 200 milioni di passivo, con 200 milioni di passivo il bilancio. Diciamo, la campagna acquisti sarà molto, diciamo, trattenuta, ecco. Non è che si possono spendere i soldi alla Cristiano Ronaldo. E allora, che cosa voleva dire Fenucci? Fenucci voleva dire, ok, Zirkzee, c'è una clausola, lo sapevamo già, anche se noi l'abbiamo scoperto dopo questa cosa. Vi ricordate, no? Noi pensavamo che la clausola fosse per l'estero. Poi abbiamo scoperto che valeva anche in Italia, però c'è una clausola, è ok. Ma gli altri giocatori non sono cioè noi non li vogliamo vendere. Che cosa significa questo? Significa, volete Calafiori? Juventus, vuoi Calafiori? Hai già trovato l'accordo con Calafiori? Va benissimo, adesso vieni a Bologna che devi parlare con me, perché sono io che faccio il prezzo, non lo fanno i giornalisti, perché i giornalisti già hanno messo 20 milioni, 25 milioni, ma cosa? Cosa? 20 milioni, 25 milioni cosa? Calafiori? Calafiori ne devi aggiungere, sui 25 milioni come minimo ne devi aggiungere 15 altri. E lì io voglio che, adesso guardate, lo dico, voglio che la società Bologna cacci le palle, perché oggi il Bologna deve capire, proprio la società, deve cambiare mentalità, deve comportarsi da grande. Chi va a comprare i giocatori del Bologna deve spendere, deve cacciare i soldi, ma i soldi veri, non i soldini, i soldi veri, non i soldi spicci. Quindi mi è piaciuta questa uscita di Fenucci, perché Fenucci ormai è esperto, no? Quando stava a Lecce era alle prime armi, adesso è esperto. Se non sbaglio, prima di venire a Bologna, perché da Lecce andò a Roma, se non sbaglio, e poi è venuto a Bologna, se non sbaglio, mo la cosa di Roma non sono sicuro, però se non sbaglio è così. Però con quell'uscita ha fatto capire alla Juve, ok, avete trovato l'accordo, adesso venite che dovete parlare con me. Ed è stato un grande, perché ha già fatto capire che non è che è così facile la cosa. Ciao.